Allora continuiamo a parlare di giunti e volevo analizzare un teorema fondamentale che riguarda i giunti articolati, nel caso più generale possibile. Fino ad ora, a proposito del giunto di Oldham e del giunto di Smith, abbiamo parlato di giunti articolati che trasmettono il moto tra due alberi con assi paralleli, va bene? E sono entrambi omocinetici. Ecco, vogliamo affrontare, almeno in termini di impostazione, il problema dal punto di vista più generale. E quindi andiamo a dimostrare quello che è noto come il teorema di Millard. Ok? A proposito dei giunti articolati. Ecco, qui facciamo riferimento al caso più generale possibile. Qual è? Quando noi vogliamo trasmettere il moto tra due assi che sono addirittura sghembi tra loro, va bene? Quindi non soltanto non sono paralleli, non sono neanche incidenti, sono sghembi. Quindi veramente il caso più generale possibile. Allora dobbiamo fare riferimento a questo schema che dobbiamo fare con un po' di attenzione. Allora, abbiamo due assi, come vi dicevo, sghembi tra loro, quindi lo indichiamo questo con agon 1, questo con agon 2, sono sghembi, che vuol dire che questa è la normale comune, abbiamo una certa distanza d. Quindi questi assi formano un certo angolo, ma si trovano anche ad una certa distanza, poiché, come vi dicevo, sono appunto sghembi. Allora, qui abbiamo una, diciamo, una coppia rotoidale, quindi questo sarebbe l'albero motore agon 1, e qui abbiamo un'altra coppia rotoidale che naturalmente è fissa rispetto al telaio. Quindi questo è il primo albero che gira intorno a questo asse, questo è l'albero condotto che gira intorno all'asse agon 2 e gli stessi sono sghembi tra loro. Bene, e allora andiamo a considerare, completiamo un attimo lo schema. Allora, indichiamo questo punto con agon 1, questo con agon 2, ok? Questo punto qui lo indichiamo con b con 1, questo con c con 1. Da qui tracciamo, è tutto in assonometria naturalmente, quindi questo è il c con 2. Questa distanza la indico con H1, questa distanza con H2 e immaginiamo che su questo albero sia collegato un meccanismo che non conosco perché questo vale in generale, ok? Quindi noi scriviamo una relazione che deriva appunto dal teorema di Millard tra la velocità angolare dell'ingresso e la velocità angolare dell'uscita. Ma naturalmente poi la sintesi cinematica di quel particolare giunto che ha come caratteristica di essere omocinetico o di rispettare una certa legge, naturalmente questo è un problema successivo. Quindi questa è l'impostazione generale del problema per i giunti articolati. Va bene? Quindi il meccanismo io non lo conosco. Supponiamo di avere quindi qui un collegamento nel punto K, quindi immaginiamo che qui ci sia una coppia rotoidale, siamo sempre nello spazio, quindi in assonometria, e questa coppia rotoidale è solidale all'albero condotto, giusto? Che a sua volta l'albero condotto ruota intorno a questa coppia rotoidale rispetto al telaio fisso.
analogamente da quest'altra parte. Quindi se io congiungo questo punto con K, qui sto ipotizzando di avere questa coppia rotoidale, ok, che è solidale all'albero motore, va bene? Quindi solidale all'albero motore di asse A con 1 e solidale all'albero condotto di asse A con 2, va bene? I rispettivi assi di queste due coppie rotoidali si intersecano in un punto K, va bene? Quindi da questa rotazione, qui abbiamo una rotazione con un angolo che indichiamo con θ1 e qui abbiamo una rotazione con un angolo che indichiamo con θ2. Sono gli angoli di rotazione dell'albero motore e dell'albero condotto. Bene, che cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che C1K è uguale a C1C2 più C2K, ok? C1K è uguale a C1C2 più C2K, ok? Benissimo, ma C1K come lo possiamo esprimere? Quindi C1K è tutto questo, va bene? Lo possiamo esprimere essendo questo angolo di 90 gradi, ed è di 90 gradi anche questo, quindi abbiamo un triangolo rettangolo che è un C1B1K, va bene? E da questo triangolo rettangolo possiamo dire che C1K è uguale ad H2 per la tangente di θ2, ok? Perché C1K è il cateto di questo triangolo rettangolo, va bene? Ancora abbiamo che C1C2, che è questa distanza, che è uguale a questa, che è uguale a questa, cioè è uguale a D. E ancora abbiamo che C2K, va bene, che sarebbe il cateto di quest'altro triangolo rettangolo, perché anche questo angolo qui è di 90 gradi, come si vede dalla costruzione grafica, ma questo cateto è uguale ad H1, quindi posso dire che C2K è uguale ad H1 per la tangente di θ1, va bene? Ok, e allora non ci rimane che andare a sostituire nella relazione di sopra, e quindi abbiamo H2 tangente di θ2 che è uguale a D più H1 per la tangente di θ1, e quindi qui possiamo andare ad esplicitare la tangente di θ2 che è uguale a D diviso H2 più H1 diviso H2 per la tangente di θ1, e questa è una prima relazione che troviamo, relazione tra gli angoli, cioè l'angolo θ1 e θ2, che sono gli angoli di rotazione dell'albero 1 e dell'albero 2, ok? Legame tra gli angoli, perché poi ci sono delle grandezze geometriche che sono dh1 ed h2. Siccome noi vogliamo un legame tra le velocità, dobbiamo andare a derivare questa relazione rispetto al tempo. È quello che andiamo a fare. Quindi, là, andando a derivare, abbiamo 1 sul coseno quadro di θ2 omega 2, che sarebbe d teta 2 in dt rispetto al tempo, che è uguale, questo termine è uguale naturalmente a 0, e qui abbiamo h1 su h2
1 sul coseno quadro di teta 1 di teta 1 omega 1, perché è una funzione composta e quindi devo fare la derivata anche di teta 1 rispetto al tempo. Bene, allora questo 1 lo posso scrivere come sen quadro teta 2 più cosen quadro di teta 2 diviso cosen quadro di teta 2 e vabbè, facciamo tutto il passaggetto, qui lasciamo uguale tra 1 h2, 1 su cosen quadro di teta 2 omega 1. Qui che cosa viene fuori? Viene fuori 1 più la tangente al quadrato di teta 2. Va bene? Tangente al quadrato di teta 2, omega 2 uguale, questo qui naturalmente rimane uguale. Ecco, mi fa comodo scriverla in questo modo perché io ho già l'espressione della tangente di teta 2 e quindi vado a sostituire qui dentro, ok? Al fine di ottenere una relazione finale. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo 1 più la tangente di teta 2 al quadrato, che sarebbe tutto questo. Quindi qui abbiamo d diviso h2 più h1 diviso h2 tangente di teta 1 tutto al quadrato, chiusa parentesi, per omega 2 uguale ad h1 diviso h2 omega 1 diviso cosen quadro di teta 1. Questo è quello che otteniamo. Allora, questa la possiamo esplicitare in questa forma, quindi vado a considerare il rapporto delle velocità angolari, continuiamo a considerare l'uscita sull'ingresso, quindi omega 2 diviso omega 1, e qui otteniamo un h1 diviso h2 cosen quadro di teta 1, e questo naturalmente va a finire al denominatore, quindi ho 1 diviso tutto questo, cioè 1 più d diviso h2, non h quadro, h2, più h1 diviso h2 per la tangente di teta 1. Ok? Per la tangente di teta 1, attenzione, qui c'è un quadrato. Ecco, e siamo arrivati, perché questa è la relazione che volevamo mettere in evidenza. Quindi abbiamo una relazione che riguarda il legame tra gli angoli, teta 1 e teta 2, ed una relazione che riguarda il rapporto di trasmissione, cioè omega 2 diviso omega 1. Questa è la relazione più generale possibile che riguarda assi sghembi. Bene, se noi andiamo ad imporre la condizione di omocineticità, cioè vale a dire vogliamo ottenere un tau che è uguale a omega 2 diviso omega 1 uguale a 1, per ottenere questo risultato uguale a 1, se guardiamo questa formula, questo risultato può essere ottenuto per D uguale a 0 e per H1 uguale ad H2. Ok? Quindi questa condizione implica questa. Ma D uguale a 0 che cos'è? D è la distanza tra i due assi sghembi, quindi se D è uguale a 0 i due assi diventano incidenti. Cioè non sono più sghembi, sono complanari e incidenti. Inoltre H1 deve essere uguale ad H2. Queste sono le condizioni. Tanto è vero che se io vado a considerare queste in questa relazione, se D è uguale a 0 questo non c'è, quindi qui rimane soltanto la tangente al quadrato di teta 1, ma 1 più la tangente al quadrato abbiamo visto che è uguale a 1 sul coseno, quindi questo in effetti
rimane 1 sul coseno che si semplifica con questo e quindi è uguale a 1. Ok? Ci siete? Quindi questo è rispettato. Allora, questa condizione di omocineticità appunto può essere rappresentata graficamente in questo modo. Quindi ho i due assi che sono A con 1 ed A con 2, che questa volta sono incidenti perché B è uguale a 0, va bene? E che cosa succede? Succede che qui noi possiamo andare a considerare la bisettrice di questo angolo, cioè il fatto di imporre H1, questo angolo è 90 gradi, questo è 90 gradi, uguale ad H2, e quindi quando diciamo H1, H2, noi stiamo parlando del punto C1, che naturalmente va a coincidere con C2, quindi mentre questo punto qui sarebbe A con 1 che coincide con A con 2, questo punto qui sarebbe C1 che coincide con C con 2. Va bene? C con 1 che coincide con C con 2. Quindi se H1 è uguale ad H2, praticamente questo qui diventa un piano bisettore. Cioè nel piano, questa è la bisettrice, se la vedo in tre dimensioni, c'è un piano bisettore tra i due assi. Questo piano si chiama piano omocinetico. Ok? Questa è la traccia del piano omocinetico. Ed è una conseguenza di queste caratteristiche che abbiamo ricavato qui a partire dalla dimostrazione del teorema di Milano, cioè dal caso più generale possibile. Quindi in effetti il giunto articolato omocinetico deve essere tale, cioè deve presentare un meccanismo tale che il punto K, che è questo, appartenga al piano bisettore gli assi dei due alberi, che non a caso si chiama piano omocinetico. Questa è una caratteristica importante nella sintesi cinematica di giunti articolati omocinetici. Ok? Tenete conto che nella trasmissione del moto questa proprietà è fondamentale. Per esempio anche in campo automobilistico, come ben sapete, abbiamo giunto omocinetico nella trazione anteriore in particolare. Ecco, però volevo aggiungere anche una considerazione perché è molto interessante in quanto strettamente legata ai fondamenti della cinematica, cioè non dobbiamo, diciamo, complicarci troppo la vita, e deriva dalla legge dei moti relativi. La legge dei moti relativi scritta però questa volta in forma vettoriale. In forma vettoriale noi possiamo dire, per esempio, che la omega 1, 2 vettorialmente è uguale alla omega 1 meno la omega 2, è la legge dei moti relativi. Siamo nello spazio, in particolare in questo caso siamo nel caso dei moti sferici, la velocità angolare relativa è uguale alla differenza delle velocità angolari. Cosa vuol dire questo? È che se il giunto è omocinetico, deve risultare tau uguale a 1, quindi vuol dire che il rapporto tra queste due velocità angolari assolute, questa è quella relativa, il rapporto tra queste deve essere uguale a 1, cioè omega 1 deve essere uguale a omega 2, giusto? Per il fatto di avere un giunto omocinetico. Quindi, che vuol dire? Che se noi abbiamo questa velocità angolare omega 1 rappresentata, per esempio, da questo vettore omega 1, omega 1 deve essere uguale in modulo ad omega 2 per essere omocinetico, e quindi l'omega 2, ok, deve essere
di lunghezza uguale naturalmente, perché hanno lo stesso modulo. Immaginiamo per esempio che questo qui è l'omega 2, ci siete? Che ha modulo uguale ad omega 1 perché stiamo parlando di giunto omocinetico, e questo si verifica per avere tau uguale 1. Ma andiamo a applicare la legge dei modi relativi, che è questa. Omega 1 meno omega 2, devo cambiare di segno, quindi la devo mettere da quest'altra parte, ci siete? E posso poi applicare la regola del parallelogramma. Quindi questa è meno omega 2, ci siete? Cioè è lo stesso, però ho cambiato di segno. Quindi vado a fare la differenza, significa fare la somma col vettore opposto, come ben sappiamo. Se applico la regola del parallelogramma, che cosa viene fuori? Quando questi due sono uguali, la omega relativa ha un vettore che, guarda un po', sta proprio sulla bisettrice. Questa è la omega 1, 2. Cioè ritroviamo il risultato che abbiamo verificato applicando il teorema di Bien. Quindi questo conferma che per avere un giunto omocinetico, la velocità angolare relativa, che poi è diretta secondo l'asse di istantanea rotazione del moto relativo, cioè l'asse del Mozzi, da Giulio Mozzi, deve appartenere al piano bisettore, perché si trova esattamente sulla bisettrice, in qualsiasi configurazione. Dovendo essere questa velocità angolare uguale a questa, il modulo, e dovendo garantire un certo angolo, se questo lo sposto, questo si muoverà sempre secondo il piano bisettore. Bene, questa è una caratteristica fondamentale che diventa la specifica di progetto, ossia di sintesi cinematica, di giunti omocinetici. Bene, a questo punto voglio concludere la lezione di oggi andando ad analizzare un giunto articolato classico, che è il giunto di Cardano. Giunto di Cardano, che è noto anche in letteratura anglosassone come il giunto di Hooke. Il giunto di Hooke è praticamente basato sull'utilizzo di un quadrilatero articolato sferico. E allora diamo qualche informazione sul quadrilatero articolato sferico prima di procedere a caratterizzare il giunto di Cardano. Allora, se noi parliamo di un quadrilatero articolato sferico, sto facendo riferimento ad un meccanismo di questo tipo. Cioè, questo per esempio è il telaio, questo è il membro 2, questo è il membro 3, e questo è il membro 4. Come vedete, gli assi delle coppie rotoidali non sono più paralleli come il quadrilatero articolato piano, bensì sono convergenti, incidenti, in un unico punto che diventa il centro della sfera fondamentale su cui andare a riferire il moto di Biela. Quindi queste coppie rotoidali naturalmente le dobbiamo vedere in tre dimensioni, e sono fatte in questo modo. Ok? Ecco, andiamo un po' veloci, ma esiste una perfetta analogia, anzi una forte analogia, tra il moto sferico e il moto piano. Per esempio, dove si trova il centro di istantanea rotazione della biella 3, che si muove di moto sferico?
esiste un'estensione del teorema di Aaron-Hall-Kennedy al caso sferico, e vi posso dire che il centro di istantanea rotazione si trova qui, cioè sull'intersezione delle due circonferenze massime della sfera fondamentale rispetto alla quale posso riferire il moto, passanti per i punti A con 0, A, B, B con 0. Va bene? In maniera analoga, se volessimo fare riferimento al teorema di Bobillier nel caso sferico, dovrei considerare l'intersezione tra le due circonferenze massime che prendono il posto delle rette nel caso sferico in questo modo. E questo, per capirci, sarebbe il P2-4, e se volete, per completezza, e ci fermiamo qui con queste considerazioni, potremmo tracciare anche quello che prende il posto dell'asse di Bobillier. Quindi l'asse di Bobillier o di collineazione diventa anch'esso una circonferenza massima. Ok? Bene, perché vi ho fatto questo breve richiamo sui quadrilateri sferici? Perché il giunto di Cardano è basato sull'utilizzo di un quadrilatero sferico. Quindi andiamo a considerare ora uno schema particolare. Che è proprio riferito al giunto di Cardano. Quindi consideriamo questo schema. Questo è uno schema del giunto di Cardano. Giunto di Cardano, abbiamo una coppia rotoidale fissa e un'altra coppia rotoidale fissa. Ok? Quindi abbiamo due manovelle e la parte centrale, di cui ho disegnato solo un pezzo, rappresenta la crociera, cioè proprio la croce che svolge la funzione di biella del quadrilatero articolato sferico, in maniera analoga a questo schema qui. Va bene? Ok. Insomma, per capirci, questo potrebbe essere assimilato ad A con 0, questo è assimilato ad A, questo è assimilato a B e questo è assimilato, diciamo, al B con 0 come punto fisso. Va bene? Per fare un'analogia tra questo schema e quello in qualche modo. Ma puntiamo dritto a quello che ci interessa, perché noi vogliamo trovare un legame tra la omega d'ingresso e la omega di uscita, quindi vogliamo caratterizzare questo giunto di Cardano, va bene? Che consente la trasmissione del moto tra due alberi i cui assi sono incidenti in questo punto, quindi questo sarebbe per esempio la con 1 e questo sarebbe la con 2. A questo proposito conviene procedere in questo modo. Vado a considerare dei sistemi di riferimento, cioè abbiamo I con 1, considero i versori di questo sistema di riferimento, questo è il J1. Attenzione, io ho i versori dell'asse Z, cioè K1 e K2, che sono coincidenti
perpendicolari al piano della lavagna e passanti per questo punto, quindi questo sarebbe un K1 che coincide con K2. Va bene? Ok. Ancora, questo è il sistema di riferimento solidale all'asse che fa riferimento all'asse 1 e analogamente abbiamo questo altro sistema di riferimento che invece questo è I con 2 per quanto riguarda l'asse 2 e qui ho appunto il J con 2 riferito al, diciamo, all'asse Y della perna che è associata all'asse 2. Vedete che il versore I1 è secondo A con 1, il versore I2 è secondo A con 2. Ok, questi due assi formano un angolo uguale ad alfa, che è l'angolo di montaggio, va bene? L'angolo formato tra i due assi. Ora andiamo a considerare, lo riporto qui fuori perché è più chiaro, quindi mi riporto questo sistema di riferimento che però è ribaltato, quindi questo qui è J1, ribaltato, quindi ho un I1 qui, anzi scusate, questo è J1, quello che ribalto, questo è il K, quindi il K1. Sì, praticamente sto guardando qui e lo ribalto di 90 gradi, quindi qui ho il K1. Quindi vado a considerare un versore solidale alla crociera, quindi mobile, questa è la parte fissa. Questo versore lo indico con mu e questo ruota rispetto a questo fisso di un angolo θ1. Quindi l'angolo θ1 è l'angolo di rotazione dell'albero 1. Ci siete? Lo stesso discorso lo vado a fare per questo secondo asse. E quindi anche qui considero allora il J2 e anche qui ribaltato ho il K2. In questo modo, proprio sulla falsa riga di quanto fatto prima, va bene? Ecco, e anche qui ho un versore che lo indico con mi che ruota rispetto all'asse K, questo angolo è θ2, quindi il primo albero ruota di θ1 e lo caratterizzo dalla rotazione del versore mu, il secondo albero ruota di θ2 e lo caratterizzo mediante il versore mi. Ora vado a rappresentare questi due versori rispetto alle due perne di riferimento, quindi ho che mu ha come componenti coseno di θ1 J1 più seno di θ1 K1, sono le componenti di mu, e mi, che è l'altro versore, cioè questo, con riferimento alla perna 2, presenta come componenti seno di θ2 J2 più il coseno di θ2 K2. Va bene? Ok, allora, siccome vogliamo riportare tutto in una perna di riferimento, che è quella 1, andiamo ad esprimere anche J2 rispetto alla perna 1. Ok? Ma J2 è questo, se questo angolo è alfa, naturalmente è alfa anche questo, quindi ha come componenti il seno di alfa I con 1, va bene,
sarebbe la componente di questa qua sopra, più il coseno di alfa g di 1. Per quanto riguarda k, io ho che k2 coincide con k1 e quindi il problema non si pone. Allora, per quanto riguarda mu, mu è già riferito al sistema 1, per quanto riguarda ni, vado a riferire al sistema 1. Ci siete? Perché qui ho J2 e ho K2. K2 coincide con K1, J2 invece lo devo esplicitare in questo modo. Quindi questo è uguale a che cosa? A meno seno di teta 2 J2, che è seno di alfa I1 più coseno di alfa J1, più coseno di teta 2 K1. Ho solo sostituito, niente di che, ho portato J2 qui dentro e ho quindi ottenuto questa espressione. Va bene? Ok, allora facciamo qualche altro passaggetto in questo senso. Quindi questo è uguale a meno seno di teta 2 seno di alfa I con 1 meno seno di teta 2 coseno di alfa J1 più coseno di teta 2 K1. Queste sono le componenti di ni. Attenzione, perché mu e ni sono solidali alla crociera, ma proprio perché è una crociera, mu e ni devono essere perpendicolari tra di loro. Come impongo la condizione di perpendicolarità? Prodotto scalare uguale a 0. Quindi vado ora a imporre la perpendicolarità tra mu e ni, perché un mu è solidale a questo lato della crociera e ni è solidale all'altro lato della crociera, che globalmente rappresenta la biella del quadrilatero articolato sferico. Va bene? Allora, questa condizione di perpendicolarità la imponiamo in questo modo, cioè mu scalare ni deve essere uguale a 0. Prodotto scalare i cui vettori sono espressi in forma cartesiana si esprime come la somma dei prodotti delle coordinate omonime. Va bene? Cioè, andiamo a vedere, qui abbiamo coseno di teta 1 e qui abbiamo sen teta 2 e sen alfa. Quindi otteniamo meno seno di teta 2 seno di alfa coseno di teta 1 più, questo è il prodotto, diciamo, delle x, coseno teta 1 per questo, più andiamo a vedere le y, ma questa è diversa da 0, ma qui la y, no, aspettate, scusate, c'è un errore, questa qui della x è uguale a 0 perché qui non c'è, quindi abbiamo coseno teta 1, seno teta 2, l'unica differenza è che qui ci devo mettere il coseno di alfa. Questo è il prodotto delle y, scusatemi, quindi questa è uguale a 0, quindi devo fare coseno teta 1 per questo. E poi ho le k che è solo seno teta 1 coseno teta 2, seno di teta 1 coseno di teta 2 uguale a 0. Ok, condizione di perpendicolarità. Quindi posso scrivere questo, cioè seno di teta 1 coseno di teta 2 che è uguale al seno di teta 2 coseno di alfa coseno di teta 2 portato all'altro membro. Se ora vado a dividere per coseno teta 1 coseno teta 2, lo scrivo qui sotto, coseno teta 1 coseno teta 2 coseno teta 1
rappresenta da 2, che cosa otteniamo? Questo si semplifica, otteniamo che la tangente di θ1 è uguale alla tangente di θ2 per il coseno di alfa. E questa è una prima relazione importante che caratterizza il giunto di Cardano. Va bene? Caratterizza il giunto di Cardano perché qual è il legame tra l'angolo di rotazione del primo albero, angolo di rotazione del secondo albero e l'angolo di montaggio, cioè di inclinazione tra i due alberi. Ok? Questa è una relazione importante, ma noi siamo interessati al rapporto delle velocità, cioè al rapporto di trasmissione. Quindi cancelliamo qui. Per avere, come fatto prima nel teorema di Maillard, il legame tra le velocità angolari, devo andare a derivare rispetto al tempo questo. Ok? Deriviamo rispetto al tempo. Quindi otteniamo 1 sul coseno quadro di teta 1 omega 1 che è uguale a coseno di alfa diviso coseno quadro di teta 2 omega 2. Ok. Allora, per quanto visto prima, qui l'1 lo posso scrivere come sen quadro più cos quadro e quindi faccio comparire la tangente perché mi fa comodo avendo questa relazione, quindi questa la posso scrivere per la stessa dimostrazione di prima come tangente al quadrato di θ1 omega 1 uguale, quindi rimane tutto uguale, quindi coseno alfa coseno quadro θ2 omega 2. Ok? Questo 1 sul coseno quadro lo scrivo in questo modo. Mi fa comodo perché ho questa relazione che vado ora a sostituire. Va bene? Quindi qui posso scrivere qui omega 2 diviso omega 1 per avere il rapporto di trasmissione è uguale a 1 più la tangente al quadrato di beta 1 diviso anche questa in effetti posso scriverla allo stesso modo, quindi anche qui posso far comparire la tangente, quindi 1 più la tangente al quadrato di θ2 che moltiplica il coseno di alfa, ok? Stesso ragionamento di prima perché anche qui ho 1 sul cos quadro e quindi posso scriverla in questo modo. Bene, e ora non ci rimane che fare qualche altro passaggio, quindi qui ho la tangente di teta 2 che la posso scrivere come la tangente di teta 1 diviso il coseno di alfa, giusto? Dalla relazione precedente. E quindi il rapporto di trasmissione lo possiamo scrivere in questo modo. Allora, abbiamo 1 più la tangente al quadrato di teta 1, che è il numeratore, poi qui abbiamo un coseno quadro di alfa più tangente al quadrato di teta 1 diviso coseno quadro di alfa coseno di alfa. Questo si semplifica e quindi otteniamo coseno di alfa a questo punto, questo 1 più tangente quadro di teta 1 conviene esprimerlo nuovamente come prima, cioè in questo modo, quindi al numeratore qui abbiamo 1 su coseno quadro
di θ1, vista l'equivalenza di 1 tangente quadro con 1 su cosen quadro di θ1. Questo cosen alfa è andato sopra e quindi sotto rimane un cosen quadro di alfa, cosen quadro di alfa più tangente al quadrato, che sarebbe sen quadro di θ1 su cosen quadro di θ1. Ci siamo quasi. Quindi qui abbiamo cosen alfa, qui rimane 1 su cosen quadro di θ1, cosen quadro di alfa, cosen quadro di θ1 più sen quadro di θ1 diviso cosen quadro di θ1. Questo e questo va via, e quindi sopra rimane solo coseno di alfa, e sotto abbiamo questa espressione, ma questo sen quadro lo posso scrivere come 1 meno cosen, 1 meno cosen quadro, allora qui ci siamo, quindi qui ci abbiamo un cosen quadro di alfa, cosen quadro di teta 1 più 1 meno cosen quadro di teta 1. Tra queste posso mettere in evidenza cosen quadro di teta 1 che moltiplica cosen quadro di alfa meno 1. Mi riferisco a questi due termini. Mettendo in evidenza, ma il cosen quadro di alfa a sua volta lo posso scrivere come 1 meno sen quadro di alfa, ok? Qua mi conviene mettere in evidenza questo, lasciamolo così. Quindi qui abbiamo 1 meno 1 che si semplifica, quindi rimane meno sen quadro, quindi alla fine qui abbiamo coseno di alfa, coseno di alfa diviso 1, che è questo che è rimasto, 1 meno seno al quadrato di alfa, coseno al quadrato di teta 1. Questa è la relazione finale del rapporto di trasmissione che vi descrivo qui. Quindi questa è omega 2 diviso omega 1, che è uguale al coseno di alfa diviso 1 meno cosen quadro teta 1 sen quadro di alfa. Cosa viene fuori? Questo è il risultato. Legame tra gli angoli, legame tra le velocità angolari. Ecco, qui viene fuori un risultato interessante perché alfa è l'angolo di montaggio, cioè l'angolo di inclinazione, questo. Ma il rapporto di trasmissione è funzione di teta 1, quindi non è costante. Vedete? Perché anche a parità di angolo di montaggio, qui c'è un cosen quadro di teta 1. Teta 1 è l'angolo di rotazione dell'albero motore. E quindi questo rapporto di trasmissione tau è funzione di teta 1, quindi non è omocinetico. Il giunto di Cardano non è omocinetico, perché il rapporto di trasmissione è variabile. È variabile in che modo? Possiamo definire un valore massimo e un valore minimo, quindi ha una variazione periodica del rapporto di trasmissione,
e qui abbiamo un valore massimo, quindi omega 2 su omega 1 max si ricava come? Da questa relazione. E naturalmente dipende da questo coseno qua, ma il coseno ha un valore che varia, diciamo, tra 0 e 1 in valore assoluto, perché qui c'è un quadrato e quindi naturalmente varia tra 0 e 1. In realtà c'è anche valore meno 1, ma al quadrato sempre 1 è, quindi tra 0 e 1. Quindi abbiamo un valore massimo e un valore minimo che sono legati ai valori 0 e 1 del coseno quadro di teta 1. Allora, se il coseno quadro coseno al quadrato di teta 1 è uguale a 1, quant'è questo rapporto, rapporto massimo? Avrei 1 meno sen quadro, ma 1 meno sen quadro è cosen quadro di alfa, coseno sopra, quindi questo è uguale a 1 su coseno di alfa. Questo è il valore massimo del rapporto di trasmissione. Qual è il valore minimo? Omega 2 diviso omega 1 minimo è quando questo è uguale a 0. Naturalmente, quando questo è uguale a 0 è uguale al coseno di alfa. Questi sono i valori massimo e minimo, e il rapporto di trasmissione ha un valore, un andamento periodico, quindi non è costante, e il giunto di Cardano non è omocinetico. Allora, voglio concludere con un'ultima osservazione. Normalmente il giunto di Cardano non viene utilizzato da solo, ma viene utilizzato in coppia. Quindi solitamente noi abbiamo il doppio giunto di Cardano. Se voi guardate anche la trasmissione, per esempio, dei veicoli pesanti o comunque dei veicoli a trazione posteriore, noi abbiamo all'uscita del cambio chiaramente la trasmissione, cioè la potenza meccanica che dobbiamo trasmettere alle ruote motrici, che se le ruote motrici sono quelle posteriori avremo un differenziale sulla sale delle ruote posteriori e devo trasmettere questo movimento. Ma siccome ci sono le sospensioni, quindi mentre il motore e il cambio, al di là dei gommini, piccole cose, ma sostanzialmente è rigidamente collegato allo chassis del veicolo, viceversa la sale posteriore è collegata alle sospensioni, va bene? E quindi di conseguenza c'è moto relativo. Non posso collegare con un unico albero perché spaccherei tutto, ok? Cioè devo avere un collegamento snodato tra il cambio motore e la sale posteriore. Bene, questo accoppiamento snodato, diciamo così, viene fatto con un doppio giunto di Cardano, quindi con un sistema articolato, e solitamente l'albero intermedio tra i due giunti di Cardano presenta un accoppiamento scanalato che trasmette momento torcente, ma c'è un modo relativo, quindi un accoppiamento prismatico, in modo tale che i due giunti, oltre a consentire i due accoppiamenti sferici e quindi dei collegamenti snodati, possono anche avvicinarsi leggermente tra di loro dell'ordine di qualche centimetro. Okay. Quindi vi dicevo che nella maggior parte dei casi applicativi si utilizza il doppio giunto di Cardano, con un corretto montaggio, che non riusciamo oggi a dimostrare, con un corretto montaggio noi riusciamo ad avere un comportamento complessivo omocinetico, anche se il singolo giunto di Cardano non è omocinetico, come abbiamo appena dimostrato. Va bene?